finale. Obiettivi puntati sul nuovo governo che si riunisce per la prima seduta. Gonella, istruzione e Togni, industria. Due posti chiave intorno al tavolo su cui saranno portati i problemi di quest'ora difficile. De Gasperi si accinge a guidare la nuova struttura da lui creata. Corbellini ai trasporti. Merlin le poste e Cingolani la difesa. Sforza, indipendente, conserva gli esteri. Accanto a Merlin ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Grassi la giustizia. E Inaudi il nuovo dicastero di coordinamento finanziario. I compiti sono gravi e da fare ce n'è parecchio, soprattutto nel campo dell'economia e della ricostruzione. Il sorriso di De Gasperi significa lasciatemi lavorare. A Roma, come nelle altre città d'Italia, il mattino del 2 giugno è stato dedicato alle cerimonie militari. Alla sfilata delle truppe presenziano con le nostre autorità gli addetti stranieri. Francese, polacco, dal quadrato che pi, cinese, questo è il capo delle pubbliche relazioni di Chiang Kai-shek, scozzese, inglese, americano e argentino. Un battaglione di granatieri nelle nuove uniformi scandisce il passo di una grande tradizione. Lo saluta il generale Frattini. Dopo i reparti della finanza e della polizia, ecco i reparti motorizzati. Oltre che data della Repubblica, il 2 giugno è anche l'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, che della Repubblica fu assertore e difensore. Le piazze d'Italia si sono gremite di lavoratori. Ecco la piazza romana che ha recuperato il pieno senso del suo nome, Piazza del Popolo. Parla Comandini. L'hanno preceduto e seguito Martino, Romita, Maestri, Ruggero, Molè e Secchia. Protagonista dei discorsi, come di tutto il comizio, lo spirito del 2 giugno, spirito popolare, spirito di collaborazione tra le forze democratiche e repubblicane. Sono le ultime ore di questa giornata che d'ora in poi rinnoverà ogni anno la sua spontanea aria di festa. Uscito da Palazzo Giustiniani, il capo dello Stato percorre per la prima volta ufficialmente le vie di Roma. Ai lati della sua auto cavalcano i due comandanti della scorta. Il presidente risponde con volto sereno e commosso all'applauso della folla. Piazza Montecitorio. I carabinieri della Repubblica attendono De Nicola, di cui salutano l'apparire levando in alto le sciabole. Sul portone del Parlamento l'onorevole Terracini, presidente della Costituente, saluta il primo cittadino d'Italia. Viva la Repubblica! Il grido della folla sale verso il cielo di Roma.